Oggi veramente un bellissimo evento, laboratorio programma politiche e sociali, dove abbiamo avuto Gruppo Abele, Libera, No Slot, Slot Mob, Fish Lazio, Agenzia per la Vita Indipendente, Forum del Terzo Settore, dalle piccole alle grandi associazioni. Abbiamo avuto tutti quelli che hanno lavorato per cercare di fornire dei servizi a Roma e per mettere a disposizione il nostro programma. Ci aspetta sicuramente un lavoro molto intenso per quanto riguarda il settore delle politiche sociali e soprattutto per quanto riguarda il tema delle disabilità. L'assistenza autogestita, che poi è il cuore della vita indipendente, perché se non hai una persona accanto con cui hai un feeling e un rapporto, una relazione positiva che ti accompagna per poter svolgere, no, le azioni della vita quotidiana, dall'alzarsi al mattino ad andare al lavoro, a far lavare i piatti e così via, ecco, tu non puoi vivere la tua vita, cioè è questo, no? In questi 3 anni nei quali siamo stati, 2 anni e mezzo, nei quali siamo stati all'opposizione, devo dire che la Commissione Politiche Sociali, della quale io facevo parte, ha affrontato diverse tematiche. Tuttavia, abbiamo parlato per esempio anche di ludopatia, tuttavia devo dire che ogni volta queste tematiche venivano affrontate e lasciate appese. Quindi posso azzardare e affermare che c'è una sorta di dispersione dell'attenzione dell'amministrazione riguardo a quelle che sono le problematiche sociali, perché effettivamente non si è riusciti a chiudere una singola tematica che abbiamo affrontato. Il nostro programma è aperto sulle politiche sociali, l'abbiamo fatto con i cittadini, insieme ai cittadini, e lo modificheremo con loro e con le associazioni. Oggi veramente un bellissimo evento con Virginia Raggi, tanti candidati comunali e soprattutto tante persone che sono venute ad ascoltarci. Sappiamo di avere con noi delle persone che sono abituate a lottare per prendersi ciò che è loro e che gli viene negato da sempre. Quindi il mio auspicio è quello di continuare questa lotta, ma farla insieme, affinché Roma possa diventare una città accessibile a livello universale, possa diventare una città per tutti. Grazie.